Buongiorno a tutti, benvenuti in Polonia. Sono in una bianchissima Cracovia, sono circa le 2, ora di pranzo, e quindi vado a mangiare. Come ho detto anche in altri video, in risposta a qualche commento nel passato, nelle settimane scorse, ho vissuto per 2 anni a Cracovia ed uno dei miei ristoranti polacchi preferiti era proprio qua vicino ed ora voglio tornarci. Ho controllato anche la loro pagina Facebook perché a pranzo c'è il lunch menu, cosa che è comune a moltissimi ristoranti. In pratica si può scegliere in questo caso una zuppa tra le 4 proposte del giorno ed un piatto unico in una lista di 7-8 differenti piatti. Questo menu ha un prezzo fisso, però ovviamente si può ordinare anche alla carta. Io in genere nei video mostro sempre ristoranti abbastanza economici perché alla fine si viaggia per conoscere anche a tavola e non per ostentare o generare invidia. È arrivato il menu, lo sfoglio insieme a voi. Al solito, per sapere il prezzo in euro dovete dividere per 4,70 il prezzo che vedete qua scritto. C'è anche la versione inglese per conoscere gli ingredienti del piatto. Qua ci sono i pancakes, le specialità polacche, ad esempio bigos 25 zloty, significa poco più di 5 euro, i piroghi con i vari ripieni 27, quindi meno di 6 euro, insalate, nalesniki, che sono le crepes. Poi qua ci sono i piatti unici divisi per tipologia di animale, ad esempio pork, che è quindi il maiale, sotto c'è il manzo. Hanno anche piatti particolari perché vedo c'è la lingua di manzo servita in salsa di rafano. Poi la lista dei contorni, ogni contorno costa 8, quindi meno di 2 euro, e di dessert poco più di 3 euro. Volevo farvi vedere il locale ma è tutto pieno, infatti mi hanno dato un tavolo per 4 anche se sono da solo, pur di accontentarmi. Ho scelto zuppa di pomodoro che è appena arrivata, c'è il prezzemolo tritato sopra, me la ricordo esattamente come quando la mangiavo 3 anni fa, ormai quasi 4. Da bere c'è il compote che è una bevanda tipica a base di frutta. Zuppa finita, molto buona, me la ricordavo così, quindi non è stata una sorpresa, poi era calda, veramente calda, e col fatto che fuori fa molto freddo è quello che ci voleva. È arrivato il mio piatto unico che ho ordinato, ho scelto govonki, che sono involtini di cavolo con all'interno carne e riso e 2 patate bollite con sopra l'aneto. Io ho scelto poi i govonki conditi con crema di funghi, l'alternativa era col pomodoro. La porzione è molto abbondante, quindi inizio. Vi faccio vedere il ripieno, che è carne e riso, e all'esterno sono foglie di cavolo condite, come ho detto, con crema di funghi. È molto buono e ovviamente mi immaginavo una porzione più piccola perché 2 di questi, insomma, è abbastanza impegnativa la storia. Comunque ormai pare brutto, andiamo. Tutto finito, tempo di bilanci. A me è piaciuto tutto, sia la zuppa di pomodoro che i govonki. La quantità era veramente notevole, non è semplice finire tutta questa roba, però comunque era molto buona, quindi l'ho mangiata più che volentieri. Ora aspetto il conto, poi esco e chiudiamo il video insieme. In totale ho speso 35 zloty, con potete a bere, zuppa di pomodoro e una generosa porzione di govonki con crema di funghi e patate di contorno, quindi in euro 7,50 euro. Il giudizio è ottimo, servizio velocissimo, nonostante il ristorante poi fosse pieno mi hanno dato un tavolo da 4 anche se sono da solo. I piatti scelti mi sono piaciuti molto, quindi mi sento di consigliarlo. A dire il vero è uno dei ristoranti che consigliavo sempre quando ero a Cracovia. Onesto, senza troppi fronzoli, ma di sostanza. E in generale per chi viene in Polonia, ora d'estate è diverso perché potete permettervi anche un panino in un parco, però d'inverno la musica cambia e un lunch menu in qualche ristorante secondo me è una buona idea. Costa poco, consente di non stare al freddo per un po' di tempo, mangiare qualcosa di caldo e anche di buono, in modo da arrivare sazi fino alla sera e poi magari godervi una cena in un bel ristorante. Un saluto da Cracovia, alla prossima!